Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. La magnetoterapia è un'ottima cura, anche se spesso gli ortopedici non la prescrivono. Non capisco perché, dato che ci sono degli studi degli anni 60-70, fatti su tantissimi pazienti, che mostrano l'efficacia di questa terapia. Per cosa serve? Beh, l'indicazione più importante è sicuramente la frattura. In caso di frattura, la magnetoterapia ha un effetto piezoelettrico, cioè meccanico-vibratorio, che favorisce la formazione di nuovo callo osseo. È molto indicata anche per l'osteoporosi e si usa con buoni risultati anche sull'artrosi di ginocchio. Vediamo come si applica. Servono due elettrodi che si legano intorno alla zona in cui si vuole fare la terapia. In questo modo. È una terapia che dura almeno mezz'ora. Per le fratture si consiglia almeno 40 minuti e se il paziente soffre di osteoporosi è meglio un'ora. Si seleziona la terapia, il programma giusto e la macchina fa tutto da sola. Per verificare il funzionamento si può avvicinare una calamita e a questo livello si vede che vibra. Si sente la vibrazione della calamita. Ci sono anche alcune controindicazioni, per esempio i disturbi vascolari, il tumore in fase attiva, il pacemaker e la gravidanza. In questi casi bisogna evitare questa terapia.